luce. Finalmente arrivato. Io ringrazio ovviamente per la presenza del presidente del Parco Nazionale della Chiamata, ringrazio il direttore, grazie a tutti, il Pomarone, presidente della comunità del parco, il direttore per la vostra presenza, grazie a tutti i presenti, che saluto, ringrazio come al solito il nostro parroco sempre puntuale. Oggi ufficialmente il Parco Nazionale d'Abruzzo dona al Comune di Ortona dei Marsi questo splendido mezzo, il pulmino ibrido a 9 posti, che va a ripristinare quel servizio di trasporto degli anziani che è stato sospeso per circa 2 anni causa Covid. Quindi è un momento importante che per la nostra comunità, diciamo, è viva. Quindi ringrazio per questo tutti voi. Quindi sono molto felice di questa giornata. Che dire, sono circa 10 mesi che siamo insediati e la vicinanza al parco c'è stata sempre di più e abbiamo cercato di impegnarci per cercare di rafforzarla, di rafforzare questo rapporto, perché vediamo nel parco una forza e un discorso di costruzione importante che può portare dei vantaggi non solo a Ortona dei Marsi ma a tutta la Valle del Gesto. Quindi il parco è la reale risorsa che può risollevare la nostra valle. Sono in questo momento in piedi diversi discorsi che possiamo e potremo a breve anche realizzare, come ad esempio la nascita del famoso ormai Museo degli Insetti all'interno del Centro Verde. Abbiamo in piedi stiamo costruendo una casetta attraverso la quale si possono visualizzare, vedere, ammirare i nostri animali che scorrazzano per le nostre valli. È in piedi un discorso legato alla costruzione di una ciclabile che collegherà Ortona, Pescasseroli e Barrea. E in più il parco ci sta supportando per la battaglia delle battaglie, che è quella che riguarda speriamo all'apertura del casello stradale. Quindi è un discorso aperto che stiamo mettendo su, non solo con il parco, con altri. Ma diciamo che è stato tutto abbastanza semplice, perché abbiamo trovato una disponibilità totale, perché abbiamo conosciuto delle persone splendide come il presidente, Antonio Di Santo, il sindaco di Opi, e il direttore, persone vicine, concrete, che hanno una visione e che possono veramente fare bene come bene stanno facendo. Quindi sono molto felice di questo, li ringrazio. E la nostra cerimonia viene svolta qui davanti al comune, perché la sede del comune è questa. A fianco abbiamo la sede del parco, quindi vogliamo in qualche modo accomunare entrambe istituzioni, e perché qui c'è stata per anni la sede di lavoro della nostra maglia, alla quale voglio dedicare questa cerimonia e questa giornata. Allora anch'io voglio aggiungere. No, lo lasci fare, dottore. Anch'io voglio aggiungere qualche parola. Mi dispiace per il parroco che avrà la pazienza di ascoltarci, ma dopo mi ascoltate voi, puoi ascoltare. Ognuno ascolta secondo quello che può e quello che sa. Ascoltare è una parola importante, è venuta fuori così, ma nel mio tempo di presidenza del parco io mi sono proposto un obiettivo. Ovviamente il presidente del parco ha il dovere di avere una visione, dove andiamo, perché qui c'è, ogni tanto vedo qualcuno che si attarda solo a guardare indietro, invece penso che sia importante non solo guardare indietro ma guardare anche avanti, no? Lo dice uno che poi ha un po' di anni, quindi insomma cercherà di guardare con attenzione avanti. Ascoltare, ci sono molti modi per ascoltare, ne prendo due. Uno, che per me come presidente di un ente nominato dal ministro è un compito istituzionale. Io debbo e voglio ascoltare le istituzioni,
E tanto per chiarirci, per me le istituzioni sono rappresentate dal sindaco e devo dire chiunque esso sia, di qualsiasi forza politica esso sia, non è un problema che mi concerne. Io debbo ascoltare i sindaci, voglio ascoltare i sindaci e le loro giunte. Una sera ci siamo ritrovati qui, avevamo detto che ci saremmo rivisti, questa sera sono ripassato. I comuni del parco sono 24 e alcuni, l'Abruzzo tutto sommato è una realtà che ha avuto molta attenzione in passato, adesso dobbiamo curare anche le altre due realtà. Ci siamo ritrovati qui e abbiamo fatto ragionamenti sulle tante cose che il sindaco ha accennato. Il secondo modo di ascoltare è per me ascoltare le persone, e di proposito dico le persone, perché ognuno di voi evidentemente, giovane o vecchio che sia o anziano che sia, porta dei bisogni. Questa operazione non è facile, da vecchio professore universitario sono abbastanza abituato ad ascoltare le persone, a me qui interessa ancora di più, perché devo accorciare per quanto possibile lo spazio fra paese istituzionale e paese delle persone. E le persone, al di là dei nipotini che sono venuti a trovare i nonni in questi giorni di periodo estivo, le persone qui sono persone che hanno varie esperienze ma anche varietà e prevalentemente età non giovani. Allora il tentativo che noi dobbiamo fare, lo dico ai non molti giovani presenti in questa piazza, è capire come possiamo far muovere iniziative che compatibili con l'ambiente, perché questo è il nostro compito, possano consentire sviluppo sostenibile, cioè ripetibile nel tempo. No? L'attenzione all'ambiente l'ha ricordato anche Papa Francesco, è un punto essenziale della nostra cultura. L'attenzione all'ambiente ce l'ha ricordato il mettere nella Costituzione in maniera ancora più chiara, perché già c'era, il tema della tutela dell'ambiente, della biodiversità e anche degli animali, così facciamo un omaggio al cagnetto che prima abbaiava. E l'attenzione all'ambiente, come ti chiami tu? L'attenzione all'ambiente è importante per Mara, perché Mara, quando sarà diventata grande, deve avere questa risorsa che le persone anziane hanno conservato. Molte volte usato bene, qualche volta usata male, ma l'importante è il senso di marcia verso il quale andiamo. Vorrei aggiungere un'altra cosa, e quindi diciamo la nostra logica è attivare il più possibile questo. Io l'altro giorno, padre, ho avuto ospite il vescovo di Campobasso, e sono venuti per una visita da noi al padre, con un incontro loro, ma ospite loro. E io gli ho detto che ho molta necessità di fare anche interlocuzioni con tutte le forme dell'associazionismo. Le parrocchie sono un presidio importante del territorio, io questo lo penso, poi non so se sia così qui, anche qui, ma quello che è importante è il dialogo con l'associazionismo, e il dialogo con l'associazionismo che ha tante forme. Ieri c'è stata un'iniziativa con la Croce Rossa, oggi stamattina, io purtroppo sono venuto a dare a quella, ma adesso qui stiamo andando a Scanno a un'altra iniziativa. Dialogo con l'associazionismo, molto importante, lo dico ai non molti giovani o ai genitori di giovani che magari sono all'università, ci piace rafforzare questo rapporto. Il parco non è il parco dei divieti, è anche il parco dei divieti nell'interesse della conservazione, ma il parco è e deve essere il parco del dialogo col territorio. Ultima considerazione, se no la faccio troppo lunga. Il Cumino, in realtà, mi fa piacere, ricordo che lei abbia sottolineato il discorso che servono le tributi praticamente sugli anziani. Però mi sarebbe anche piacere pensare che accanto a quello sugli anziani potessimo mettere in funzione il ragionamento per
i ragazzini o per le scuole, no? Diciamo che quello già in piedi, sono pochi, è quello, però. Vabbè. Comunque è qua. E qua non è un... noi siamo degli intermediari, cerchiamo di essere degli intermediari intelligenti. Intelligente vuol dire, da intelligere è capire, che cercano di capire i problemi del territorio. Abbiamo... questa realtà è stata messa a disposizione finanziariamente dal Ministero della Transizione Ecologica, quindi voglio dire, non voglio fare il ricco che mette il potere del parco, anche perché è bene che sappiate che il parco vive un'economia molto attenta di bilancio che assorbe moltissimo innanzitutto le risorse ovviamente per il suo funzionamento e per i servizi interni. Non aggiungo altre cose, voglio sottolineare che se stasera siamo qui, come diceva la canzone, se stasera siamo qui lo dobbiamo anche alla tigna del direttore San Marone, il quale è un collaboratore indefesso della presidenza e del consiglio direttivo, ci tocca ogni tanto correre di qua e di là e sopperire a qualche lentezza, noi sappiamo di che parliamo, ma alla fine ce la facciamo. Allora vedete, è questo pensare positivo che ci deve muovere, e se abbiamo dei momenti di difficoltà dobbiamo avere anche la capacità di dirceli. Lo dico qui in un punto alto del parco, perché in qualche altro punto più basso si possa ascoltare quello che sto dicendo questa sera, lo sto facendo di proposito. Il punto vero è avere uno sguardo lungo, non essere miopi, chiusi, serrati, e questo l'auspicio che noi facciamo. Io concludo qui, sono molto lieto di essere tornato a Ortona, tornerò ancora un'altra sera e dove sta il mio amico? E concluderò ancora una volta con lui, con una marsalina, come mi è stato insegnato, nel bar del paese. Ovviamente ognuno di noi ha i suoi ruoli e i suoi compiti. Noi dobbiamo far sì che questo... non possiamo limitarci a celebrare 100 anni, puzza di vecchio questa roba. Dobbiamo guardare i 100 anni futuri, ok? E questo è quello che ci spinge in questa iniziativa. Io ho preso questo servone di mia competenza e colgo l'occasione per dare al sindaco, penso che portachiavi ci abbia messo, mi regalo il portachiavi del parco. Arrivare insieme a raggiungere degli obiettivi. Uno degli obiettivi dovrà essere quello del casello postalato. Io, oltre a rappresentare la comunità del parco, rappresento ovviamente anche il comune di Opi, che ha già deliberato il consiglio comunale ad aprile, in comunione con il comune di Ortona e con altri comuni, la volontà di definire politicamente l'apertura di quel casello. Così come abbiamo definito una sinergia per la mobilità sostenibile, per le piste ciclabili, come accennava prima il sindaco, il nostro sogno, ma noi siamo convinti che si trasformerà in realtà, dovrà essere quella di creare una mobilità sostenibile che parta dal casello ferroviario di Carrito, quindi di Ortona, fino ad arrivare ad Altedena per intersecarsi con la pista ciclabile dei Trabocchi, quindi sulla costa abruzzese, dove tra l'altro è stata recuperata una vecchia ferrovia. Non è solo un'utopia o un sogno, ma anche una realtà.
questo parco negli ultimi 100 anni, lo dicevamo prima, ha saputo dimostrare che la conservazione è stata fatta ed è stata fatta bene. Adesso la conservazione è nelle mani del nostro direttore, quindi siamo convinti che non sfuggirà nulla. Nei prossimi 100 anni dobbiamo migliorare lo sviluppo socio-economico, lo sviluppo dei nostri comuni, perché abbiamo la necessità che conservazione e sviluppo vadano a braccetto. Vedete, quei comuni che hanno saputo cogliere l'opportunità del parco, negli anni si sono sviluppati. Io la vedo così e cerco di dirvela, visto, ripeto, che ci sono tanti cittadini. L'opportunità del parco è la capacità di saper trasformare i vincoli in esclusività. Cioè, laddove c'è un vincolo deve diventare un'esclusività. Quelle valli che sono state chiuse in anni in cui ci sono state battaglie ataviche tra parco e comuni, adesso sono diventati un centro di vita, sono diventati un centro di sviluppo per quelle popolazioni locali. Adesso ci sono cooperative, società, ragazzi che lavorano, che hanno saputo cogliere quell'opportunità. Ecco, questo lo dobbiamo fare insieme. Da parte nostra c'è la piena disponibilità, non voglio essere troppo lungo, da parte nostra c'è la piena disponibilità, così come so che c'è la piena disponibilità del sindaco a collaborare con l'ente parco. Siamo dalla parte evidentemente dei cittadini e dei territori. Questo è un parco antropizzato, è nato antropizzato, le persone erano già qui quando è nato il parco e abbiamo saputo dimostrare a tutta Italia, a tutto il mondo, che questo parco sa coniugare la conservazione della natura e lo sviluppo socio-economico. Grazie a tutti e auguri per questo fantastico. Sarà sulla scrivania, non attaccato, è allo specchietto. Io dico bravo all'amministrazione di Ortona, perché Ortona è il secondo comune che ha fatto tutto quello che doveva fare per chiudere le pratiche amministrative. Io lo chiamo assessore Silvagni, che è il braccio operativo, no? Non è molto il vice sindaco, è l'assessore, la compagnia cantante, bravi, perché è l'unione che fa la forza, è l'unità di intenti, poi una volta strilla uno, una volta strilla l'altro, alla fine gli strilli servono a svegliare le teste, ogni tanto dati sempre con l'educazione, con il rispetto, con la buona fede, questo credo che non manchi mai, tanto che Silvagni ti dedicheremo sempre. Ma è bello essere qui e ringrazio il sindaco per averla ricordata in apertura. Io mi sono arrabbiato per guardiaparco, ora lo posso dire pubblicamente, perché questo portone doveva stare aperto, perché Amalia stava qua e Amalia fa il parte. Hai detto grazie. Padre, noi ascoltiamo lei che forse sono le parole. Dobbiamo recuperare una ventina di minuti. Intanto facciamo una valutazione e aggiungo a tutto quello che hanno detto, che ci auguriamo tutti noi che questo pulmino veramente sia per i più deboli, per i più bisognosi, per i più vulnerabili, e che veramente diventi questo pulmino un pulmino in cui faccia tanti chilometri di solidarietà per tutti noi. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, ma che conducente di questa macchina, nei vari percorsi di lavoro e di svago, operino sempre con pirizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti, e avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
do la benedizione finale, che non soltanto sia la benedizione di questo pulmino, ma anche, come ha nominato prima, per tutti quelli che hanno fatto possibile questo, che sia la benedizione del Signore, perché realmente un mezzo di trasporto, una benedizione per tutti noi, per la nostra comunità. Allora, per tutti quelli che hanno fatto possibile questo, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a voi. Vai. Paga la per rotta.